risorse. Sicuramente, essendo un match sulle 5 riprese, gli atleti si prenderanno tutto il tempo per studiarsi. Non dubito che partiranno subito molto violentemente, perché 5 riprese a 3 minuti sono un sacco di tempo sul ring, quindi la benzina bisogna saperla gestire e gli atleti hanno tutto il tempo per conoscersi al meglio. Ora i due atleti si stanno preparando, vediamo testare le corde. Elias Mahmoudi controlla . Ok, siamo quasi pronti, i due atleti sono ben caldi, vediamo l'arbitro controllare tutte le protezioni, l'arbitro Davide Tanzi ad arbitrare un match, una cintura WBC, quindi un match importante, sicuramente un momento importante anche per l'arbitro. Vediamo subito gli atleti che si studiano, esattamente Mahmoudi infila i suoi colpi e le sue leve lunghe, parte subito molto violentemente, ma Rustam non è tipo da farsi spaventare da questi colpi, infatti torna subito in guardia, respinge Mahmoudi con un calcio frontale, vediamo Mahmoudi provare a infilare un ginocchio, le sue leve lunghe sicuramente lo favoriscono sulla distanza. Vediamo che strategia ha elaborato Rustam per contrastare la lunghezza di Mahmoudi. Manca la proiezione, peccato. Afferra un bel calcio, poteva essere un bel punto. Mahmoudi prova un calcio frontale. Un match tattico molto studiato dai due avversari, che tra l'altro si conoscono anche molto bene. Sì, Mahmoudi ha combattuto diverse volte in Italia, quindi sicuramente gli avversari hanno avuto modo sia di conoscersi, che ci deve essere stato un grande studio dietro. Sentiamo i potenti calci di Mahmoudi, vediamo Rustam afferrare e riportare un calcio basso. Mahmoudi spazza violentemente Rustam. Ecco, un match che comunque era il clou della vigilia, sicuramente è un match che dà tanto prestigio all'evento. Assolutamente, abbiamo una delle cinture, se non la sigla più importante del mondo sul ring di Sesto San Giovanni qui a Ring War, quindi, e senza contare che a coronare le cinture ci sono gli atleti più forti al mondo. Rustam Vintu è uno degli atleti nella sua categoria sicuramente più forti in Italia, l'unico che può reggere appunto un fortissimo Elias Mahmoudi, abituato a calcare ring di tutto il mondo. Vediamo Rustam attaccare, un primo round dove i due atleti ancora non hanno perfettamente la misura, ma ripeto, 5 riprese sono lunghe. Mahmoudi prova a concludere il match con tecniche di ginocchio e gomito. Vediamo Mahmoudi che prova il gomito, ma Rustam tiene bene sulla guardia, non vuole farsi sorprendere da queste tecniche. Vi dicevo che Mahmoudi è un atleta proprio furbo. Beh, sicuramente stiamo assistendo a un match di grande respiro tecnico, due atleti che sembrano danzare sul quadrato e si stanno veramente affrontando per un titolo importante, tra i più ambiti naturalmente al mondo. Sì, una prima ripresa di studio dove i due atleti hanno fatto vera e propria conoscenza, sicuramente entrambi non hanno spinto al massimo delle loro possibilità, ma hanno cercato di capire la pasta dell'avversario. Ecco, quanto sta crescendo la Muay Thai grazie anche a questi confronti internazionali proprio con i maestri della disciplina. Sicuramente la Muay Thai in Italia sta crescendo parecchio. Vediamo Mahmoudi, è partito molto duramente, sembra che all'angolo gli sia stato consigliato di chiudere il match in fretta, ma sicuramente Rustam non si farà sorprendere da questa. Guarda Vintu, allora
guardia alta, poi riesce a difendersi benissimo ancora. Risponde Vintu al calcio basso. Vintu, che come corporatura in ogni caso Mahmoudi è ben strutturato. Ben strutturato, molto più lungo, infatti prova ad entrare con le sue ginocchiate. Vediamo forse un Mahmoudi un po' avvantaggiato nella lotta, ma Vintu sembra voler mirare quella gamba di Mahmoudi. Il calcio girato pericoloso di Mahmoudi, molto pericoloso. Vintu non si fa sorprendere come dal ginocchio. Vediamo Vintu uscire e bombardare la gamba di Mahmoudi. Seguiamo questa azione proprio all'angolo. Sì. Mahmoudi sicuramente è leggermente più abile di Vintu nel clinch, quindi cerca di chiudere e usare il ginocchio e il gomito, mentre Vintu ha sicuramente come bersaglio la gamba sinistra di Mahmoudi, che ha già un colorito rossastro. Quindi i due atleti fino a questo momento si stanno veramente scambiando colpi importanti, ma stanno anche reggendo alla grande. Reggono colpi veramente forti, ma questo è il livello d'altronde che si ci aspetta per un titolo WBC. Anche lo spessore tecnico del match, insomma, alla fine dei conti dimostra quanto sia importante per loro confrontarsi. Guarda adesso Mahmoudi è entrato con un fantastico destro. Sì, ma Vintu è veramente un atleta coriaceo e duro. Ancora Vintu, guarda con calcio frontale di Mahmoudi. In quale naturalezza è entrato? È molto insidioso con le gambe Mahmoudi. Vintu ha deciso proprio di mirare alle gambe di Mahmoudi, che vediamo che non blocca il colpo. Sicuramente la strategia migliore. Attenzione, perché Vintu adesso prova l'assalto finale, prova a contrastare l'avversario. Mahmoudi attacca con un sacco di ginocchiate, quindi sicuramente il clinch e la lotta non premia Vintu. Ma ultimi 10 secondi di questo round, che qui l'arbitro deve dividere i due contendenti, e finisce qui la ripresa. Bellissimo match equilibrato, forse è in vantaggio, leggero vantaggio Mahmoudi per via delle ripetute ginocchiate. Diciamo che sono un sacco di punti facili per portare il ginocchio, doppiarlo, è molto facile nella lotta, mentre invece Vintu, che sta sempre ben coperto, mira ad azzoppare veramente l'avversario. Mahmoudi strategicamente prova a chiudere con gomitate e ginocchiate Vintu, che forse è un pochino più basso, quindi rischia di prendere, ma Vintu sta ben coperto, mani ben attaccate alla testa, e mira sicuramente alle gambe. Ma adesso un cambio sicuramente strategico, un cambio di livello. Mahmoudi si aspetta di essere colpito alle gambe, Vintu vuole sorprenderlo, una proiezione, ma Mahmoudi è molto stabile. Eccoli, Vintu che prova sulla gamba. Mahmoudi, guarda la efficacia dei colpi di Mahmoudi, l'irruenza soprattutto di come Mahmoudi stia gestendo colpo questa girato fase che match. Entra, come vi dicevo, è il terzo attenzione, round. Adesso Vintu, la reazione perfetta. Ancora Vintu. Terzo round. Vintu. Attenzione, stop. L'arbitro deve interrompere. Mahmoudi. Terrificante Mahmoudi. Glaciale Mahmoudi. È stato veramente veloce. Spettatori. Vintu si è ripreso. Sicuramente è entrato un gancio fulmineo. Questo atleta è veramente insidioso. Mahmoudi è un vero serpente. Attenzione a Mahmoudi. Attenzione Mahmoudi. Ha accelerato, purtroppo. Attenzione Mahmoudi. Pazzesco Mahmoudi, straordinario. Arriva ancora il conteggio del direttore di gara.
Purtroppo Mahmoudi ha trovato la giusta chiave. Mahmoudi vuole chiudere, attenzione, ancora Mahmoudi, straordinaria azione di Mahmoudi in questo momento. Vinturegge vuole reagire. Rum sta reggendo, attenzione Mahmoudi, attenzione con le gomitate, Mahmoudi sta mettendo veramente all'angolo l'avversario, c'è il conteggio. Sì, purtroppo le tecniche di gomito sono come delle vere e proprie bastonate sulla testa dell'atleta. Vintu dimostra che c'è un atleta d'acciaio sicuramente. Vintu vuole stare però lì, attenzione perché Mahmoudi sta veramente demolendo l'avversario. Attenzione Mahmoudi, ancora Mahmoudi, è una furia scatenata Mahmoudi, una serie di colpi al volto di ripetizione, ancora Mahmoudi, l'arbitro interviene, fa finire il match. Dallo stop a Vintu. Stop all'avversario dunque, Mahmoudi vince il match. Vintu è in piedi e quasi sorridente, però l'arbitro ha fatto bene a tutelare sicuramente, per quanto l'anima del combattente tenesse Vintu. Una furia pazzesca quella di Rumstam Vintu. Rumstam Vintu che ha retto benissimo i colpi di un fortissimo Mahmoudi, uno degli atleti più forti al mondo. Elias Mahmoudi, una forza della natura eccezionale qui al Palasesto di Sesto San Giovanni. Ha fatto una roba in questa terza ripresa, e l'avevamo detto che la terza ripresa poteva essere quella decisiva. Rustam Vintu ha lavorato bene. Karin Girl stava Siamo inciampando. Siamo al verdetto. Vince questo incontro per KO tecnico a 2 minuti per e 34 secondi della terza ripresa. Tecnico e nuovo campione alla terza ripresa. WBC Muay Thai, categoria pesi super piuma. I super piuma dall'Algeria. Dunque hanno Elias ancora una volta Mahmoudi, un grande degno campione assolutamente, che risponde al nome di Elias Mahmoudi. Meritata la vittoria di Elias Mahmoudi. Meritata, solleva il suo avversario che è stato veramente un vero e proprio guerriero. Che meraviglia, ovviamente, ragazzi. Un grandissimo applauso. Stiamo assistendo a una serata Rustam di stelle, Vintu, di grandi emozioni.